Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Siamo pronti al nuovo aggiornamento, lo avete sicuramente letto nei vari forum, nei vari video di YouTube, stanno per arrivare i livelli 14. Torri e truppe con un livello in più, mamma mia! Ci sono poi tra l'altro alcune notizie che sono già uscite, quindi il prezzo dell'upgrade delle carte verrà diminuito, ad esempio da un livello 12 a un livello 13 spenderemo 75.000 di gold, mentre 100.000 per il livello 14. Diminuito anche il numero di carte necessarie per potenziare e tante tantissime altre cose che vedremo nei prossimi giorni. Oggi però vi mostro un deck davvero devastante, un attacco che come vedete è sviluppato dal mago elettrico supportato da altre 5 truppe, la strega nera, il drago inferno, bombarolo, gabbia goblin e principe nero. Chiudono il deck due spell, il fulmine e il tornado per riuscire ad indirizzare meglio i nostri attacchi. Andiamo a vederlo subito in ladder contro l'abban dei Never Give Up. Barile per lui. Bombarolo per noi. Subiamo un pochettino di danno, ma niente di eccezionale. Gigante elettrico davanti per proteggere. Scintilla per lui. Attenzione alla Sparky. Vediamo se riusciamo un attimo a spostarli. E invece no, subiamo purtroppo un danno abbastanza importante. Strega nera da dietro. Riusciamo anche noi comunque a danneggiare pesantemente la torre. E direi che con il drago inferno possiamo iniziare ad eliminare la scintilla. Sono però un po' complicata, non riusciamo in realtà con il drago inferno, scintilla che può quindi tranquillamente andare sulla nostra torre e con un secondo attacco distruggerla senza nessun problema. Wow, che attacco! Avanti ancora. Scintilla che adesso è liberissima di poter sparare almeno due o tre colpi sulla centrale, ma andare a counterarla sarebbe un problema abbastanza grave, quindi dobbiamo purtroppo subire tutti e tre i danni e sperare di riuscire a fare un comeback devastante con il prossimo attacco. Principe Nero che parte, verrà counterato con una semplicità vergognosa e il tronco, ma la cosa non ci preoccupa perché noi riapriamo con il nostro gigante elettrico. Andiamola a fare questo comeback. Scintilla di nuovo per lui. Drago inferno. Fortissimi i suoi, la sua orda di sgherri. Noi possiamo comunque sfruttare adesso la combo del mago, del gigante elettrico e poi del nostro tranquillissimo drago inferno. Scusatemi un secondo perché stavo ragionando un attimo sul suo attacco. Zap per lui. Facciamolo questo comeback come già sostenevo prima. Avanti di nuovo. Avviciniamo le truppe e riusciamo un attimo a togliere il suo stregone. Non è ancora finita. Bombarolo. Tenuto ancora, tenuto ancora. E giù la torre di sinistra. Gabbia Goblin. 13 secondi di fuoco. Let's go! Let's go! Andiamo a farlo questo comeback, ragazzi! Andiamo a farlo! Oh my god! Oh my god! Che partita! Che partita, ragazzi! Wow, voglio il like solo per questo game. Voglio il pollicione in su, raga. Qua non potete non lasciarlo. Cioè, proprio non si può non lasciare. Non si può. Riapriamo. Secondo game con Tempo Excelsus degli Angel of Hell. Gabbia Goblin per noi, molto tranquilla per prenderci un po' di tempo. Drago Inferno. Lui gioca un Miner che dovrà purtroppo fare un po' di danni alla nostra torre. Ma in realtà che mi permette di aprire adesso con il gigante elettrico.
Gigante elettrico adesso. Mi interessa che il suo drago inferno locchi il mio gigante elettrico. In realtà lo vorrei anche un po' spostare. Subirà l'attacco. Peccato per il suo golem. Devastante. Qua il... Avrei dovuto giocare il vortice sopra al suo drago inferno, in modo che l'effetto del mago elettrico, del gigante elettrico, era più interessante. Avrebbe potuto fermare e retargettare sempre. Fa niente, non è un problema. Riportiamo, sono ancora un pochettino in fibrillazione per il game di prima, quindi riprendiamo un attimo la concentrazione. Si attacca per forza a sinistra. Strega notturna. Andiamo a fermare immediatamente il suo attacco. Forza col drago inferno. Ok, ci può stare. Credo che abbia miscliccato il... Aspetta un momento. Mamma mia, oh, questo golem di ghiaccio è davvero fastidioso. Però c'è una strega notturna a sinistra che è devastante per la sua torre. Ottimo l'attacco. Si riparte adesso da destra perché lui potrebbe attaccarmi sulla torre più debole. Eccolo lì, infatti, il drago. Bisogna portarlo sul gigante elettrico. Sul gigante elettrico. Esatto così. Andiamo. No, non doveva non loccare la... E qua su... Ci sta. Forza col fulmine. Però abbiamo un attacco devastante qui, ragazzi. Qua è infermabile. È infermabile. Non poteva fare nulla. Avanti. Gigante elettrico ancora. Molto, molto alto. Continuiamo a spingere. Torna indietro. Molto interessante il... La sua gabbia goblin. Non mi interessa del miner, mi interessa della mongolfiera. Deve essere immediatamente fermata. Non è così, riesce comunque a impattare, incredibile. Incredibile, aspettiamo un attimo. Con molta calma. Va benissimo che vada sulla centrale. Perfetto. Andiamo. Deve essere fatto tutto qua il nostro game. Deve farcela con questo fulmine. Peccato per l'altro spell. Perfetto! Let's go! Andiamo a portarci a casa anche il secondo game. Molto, molto bene. Il vortice ci ha aiutato tantissimo nel spostare la direzione della mongolfiera sulla torre centrale, quindi con due torri avevamo la possibilità appunto di subire anche due attacchi, anche tre in realtà. Ma la velocità con cui le torri si sarebbero fatte la mongolfiera era migliore rispetto al danno. Attenzione, ho sbagliato qui. Speriamo che il... Oddio. Con calma. Marolo che devasta abbastanza e pulisce un po' la situazione. Via il drago, forza. Ma io giocherei un tornado perché vorrevo pulire un attimino la situazione. C'è il drago inferno che sta proseguendo. Forse riesce a loccare la torre? Ci mette un po', però la locca ugualmente. Mamma che male, ragazzi, che male. 2008 e 27. Orco Giuda scende sempre con un millisecondo di ritardo. Volevo far spostare l'attacco dell'arciere magico. Fa niente. Qui si potrebbe davvero giocare la combo. Perché fra poco esplode. Adesso. Vediamo se ha senso. Forse no. Però un po' di danni verranno comunque fatti dal gigante elettrico. Principe nero, lo prepariamo. Abbiamo fatto parecchi danni, attenzione. Vorrei spostare lo Grider sulla torre centrale per attivarla. Ed infatti, ottimo il Vortex. Drago per lui. Lasciamolo pure. C'è comunque la strega che ci aiuta un sacco.
Drago Inferno sul suo traghetto insieme alla torre lo disintegra senza nessun problema. Intanto ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, un bel pollicione in su, non dimenticatevelo, e lasciate un commentino, dai che ci tengo, raga. Un barolo. Facciamogli fare adesso il retarget. Principe. E strega subito dietro, un'altra combo questa. Potrebbe rivelarsi molto interessante. C'è uno specchio, ma noi abbiamo utilizzato il vortice. Dovremmo riuscire ad entrare. Peccato, in realtà no, perché lui difende veramente in una maniera molto violenta. Gabbia Goblin nuovamente. Ho Grider che è indirizzato. Qua esplode il bombarolo ed è pesantissimo il suo attacco. In realtà riusciamo a tenerlo meglio del previsto. Che palle. Che palle. Potrebbe andare giù la torre, raga. Spostiamolo un attimo. Potrebbe andare giù la torre. Non va giù per un pelo, ma in realtà è fatta. Niente da fare. Bravo. Con le frecce perderemo così. Vabbè, non si possono vincere tutte le partite su Clash Royale, quindi ci sta, ci sta. Vediamo se lui decide di utilizzare le frecce o vuole andare avanti a fare il pagliaccio. Ce la farà a giocare queste frecce? Dai, gioca queste frecce, non fare il pagliaccio. No, deve fare il pagliaccio per forza. Dai, mentre lui fa il pagliaccio, noi allora entriamo con il fulmine anche. Cosa vai, giochi le... No, non le gioca. Drago Inferno. Che pagliaccio. Vabbè. Terza partita purtroppo non è andata bene, ma spero ragazzi che questo deck vi sia piaciuto. Aspetto i vostri commenti proprio qui sotto, il vostro pollicione in su. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!